Quello che vorrei trasmettervi oggi è un po' il concetto di come utilizzare la stampa 3D anche per, non solo per costruire un modellino di un oggetto, ma anche, diciamo, industrialmente come si può utilizzare. Allora, innanzitutto una piccola e velocissima carrellata su chi siamo. Energy Group è, diciamo, stata una delle pioniere in Italia nell'importazione delle stampanti 3D Stratasys Object. È da più di 10 anni che ci occupiamo di stampa 3D a tutti i livelli. Siamo un gruppo oramai, con la 3D Group, più di 100 persone e abbiamo application engineer che si occupano di ingegnerizzazione anche dei prodotti e di trovare soluzioni anche alle aziende. Quindi, un'azienda ha un problema, lo aiutiamo a ingegnerizzare sia nella prototipazione che nella produzione quello che è il loro prodotto finale. Abbiamo tecnici certificati che si occupano sia dell'installazione che dell'assistenza e tecnici commerciali come me che hanno in giro a cercare di combinare qualcosa. Siamo iscritti all'AIA, diciamo, vado veloce qui perché immagino che vi interessi poco. Allora, diciamo, le applicazioni tipiche della stampa 3D. Applicazioni tipiche della stampa 3D si va, come dicevo prima, dal concetto del modello, quindi quello che io vorrei, mi viene un'idea e voglio produrla. Quindi telefonini, automobili, tutto quello che è inerente a quello che troviamo in giro. Secondo campo è, dopo che ho avuto l'idea, vedere di metterla in pratica e vedere se funziona questa idea, quindi se tutti i pezzi che ho prodotto prima di andare a produrre magari degli stampi, dei pezzi meccanici, se tutto è funzionale. La terza parte, il manufacturing tools, quindi le attrezzature di produzione. In realtà questa parte è la parte che le aziende, diciamo, inizialmente capiscono meno e quando noi andiamo a parlare con loro per proporgli delle stampanti 3D è quella che ci propongono meno come loro problema. In realtà poi quando hanno acquisito la stampa 3D è una delle parti fondamentali, sia per quanto riguarda la linea di produzione, sia per quanto riguarda le dime, quindi proprio le dime di produzione, che poi vedremo anche successivamente. L'ultima parte è la produzione, quindi con il miglioramento delle tecnologie anche di produzione e di costruzione delle stampanti 3D ci si è spinti anche a fare delle piccole serie, quindi le produzioni, con varie tecnologie, con varie poi post-produzione, eccetera. Quindi andiamo un po' a vedere velocemente quello che sono le tecnologie fondamentali, diciamo, utilizzate oggi. Fondamentalmente ci sono due tecnologie, oltre al laser printing, che poi magari apriamo una parentesi, c'è la PolyJet e l'FDM. L'FDM è stato un brevetto Stratasys fino al 2011, che è il classico estrusione filo che potete vedere anche su quella macchina là. Quindi ho un filo di materiale, che può essere ABS, nylon, eccetera, eccetera, che viene estruso tramite un estrusore, crea tanti strati che si incollano poi uno con l'altro. C'è la PolyJet che funziona né più né meno come una inkjet, quindi come le stampanti tradizionali a colore, quindi anziché iniettare il colore, inietta del materiale, sono resine, quindi sono fotopolimeri che vengono poi catalizzati tramite una lampada e creano l'oggetto solido. Perché utilizzare una e perché utilizzare l'altra? Allora, differenze fondamentali sono i materiali che si utilizzano. Nell'FDM i materiali che vengono utilizzati sono materiali reali, cioè nylon è nylon, adesso non entro nelle strutture chimiche, non sono un professore, però l'ABS è ABS, il policarbonato è policarbonato. Nelle materiali, diciamo, PolyJet, i materiali sono, essendo resine, sono materiali che vanno un po' a simulare quello che sono i materiali finali. Nella scala delle durezze dei materiali vediamo che l'FDM
la differenza tra l'FDM e il PolyJet sostanzialmente è un po' quello che io dovrò andare a fare. Le PolyJet, quindi le iniezioni di materiale resinoidi, vanno un po' più sul discorso del design, quindi sulla parte del design, siccome lavorano a strati molto più sottili rispetto a quello che sono l'FDM, quindi il filo, e con una tecnologia particolare si possono andare a fare anche pezzi colorati, trasparenti, semigomma, quindi morbidi, e materiali digitali. Materiali digitali vuol dire che io posso prendere dei fotoprimi morbidi che simulano la gomma, mischiarli a materiali rigidi e creare dei materiali, diciamo, miei, personali, quindi per la mia produzione personale. Posso fare anche materiali con overmolding, quindi simulare per esempio il grip di un rasoio piuttosto che di uno stampo, quindi di overmolding, quindi simulare il pezzo di come verrebbe iniettato con stampi di iniezione, eccetera, e anche colore. Tipicamente invece i materiali, cioè l'FDM, si utilizzano per pezzi concettuali pratici, quindi come dicevo prima, se devo controllare se una scatola di un cambio funziona e tutti gli ingranaggi hanno tutti, diciamo, gli accoppiamenti eccetera, andrò a utilizzare quei materiali, oppure anche per piccole produzioni. Mi viene da pensare, sono stato l'altro giorno in un'azienda che costruisce pezzi per sicurezza, quindi telecamere, sensori, via discorrendo, anche macchine automatiche, quindi mascherine per esempio per macchine di packaging, no? Invece di fare uno stampo, le macchine da packaging tipicamente sono piccole serie, quindi fare uno stampo per una mascherina dove c'è il display e quattro tasti costerebbe molti soldi. Fatto con una stampante 3D e debitamente verniciato da un verniciatore industriale, ha un costo decisamente inferiore, mi permette di fare geometrie molto particolari e complesse a pezzi. Posso fare 3, 4, 5 pezzi, quindi posso anche non fare magazzino, prendere il pezzo di ricambio e stamparlo al volo con il centro. Quindi diciamo che fisicamente la FDM ha materiali più robusti sia dal punto di vista termico che dal punto di vista meccanico. Queste sono un po', diciamo, le differenze fondamentali. Ok, questo è interessante. Allora, le dighe. Come dicevo prima, le aziende, quando andiamo a parlare di stampa 3D, hanno per l'80% in testa quello di produrre il pezzettino che poi dovranno andare a produrre. No? Non so, la placchetta della Vimar piuttosto che degli interruttori, queste cose. Ma non hanno, adesso sempre di più, ma comunque inizialmente non hanno l'idea che si possono utilizzare delle dime che diversamente verrebbero fatte da macchine utensili, da alluminio, magari anche in più pezzi, che possono fare nella linea di produzione delle dime, dei posaggi e dei fissaggi fatti in stampa 3D. Quindi attrezzi da taglio, per esempio, no? Quindi io mi faccio una dima in ABS, invece di farla di elettrorosione a filo, magari piuttosto che di fresa, a seconda di cosa devo andare a fare, con tempi più lunghi, costi più elevati, la faccio di stampa 3D. Ribadisco, posso farla anche personalizzata e molto più in un pezzo unico, quindi molto importante. Attrezzi per foratura, quindi nel caso di sinistra è stato fatto in policarbonato perché era richiesta una maggiore resistenza all'usura rispetto all'ABS. La parte di destra è sempre un fissaggio dove, qui potete vedere, vengono messi anche degli inserti di metallo, quindi è anche un pezzo finale, quindi è proprio una dima finale per poter fissare i pezzi. Mi viene in mente la BMW che aveva per fissare lo stemma della BMW nel cofano, aveva un attrezzo in alluminio, quindi molto pesante. Alla fine della giornata le persone che dovevano fare questo movimento avevano un calo di rendimento, era tutto contrario, no? Adesso lo fanno in policarbonato, materiale molto leggero, in un pezzo unico, perché l'attrezzo principale prima era fatto in più pezzi, molto più pesante, e si possono fare anche delle modifiche molto più velocemente. Quindi, se in corso d'opera mi accorgo che devo fare una modifica, allungare, accorciare,
allargare, stringere il pezzo, con una stampa 3D sono molto più veloci, molto più reattivi. Basta una modifica nel disegno, lanciare la stampa e in poche ore ho i due pezzi. Quindi qui abbiamo sempre degli esempi di attrezzi di foratura e rifilettura. Quindi, attrezzature per il carbonio. Poi se venite di là da noi abbiamo uno stampo che c'è qui in fotografia che serve proprio per fare la forma del carbonio, che è stato usato per fare un pezzo di racing per il carbonio. Ecco qua, anche qui sempre attrezzi di rifilatura e foratura. Quando io sono in linea di produzione, avere degli attrezzi pesanti o leggeri, ma leggeri che fanno lo stesso, alla fine della giornata fa la differenza, fa veramente la differenza. Quindi, questi sono tutti esempi, diciamo, dell'argomento di cui parlavo prima. Sempre linee di foratura, come vedete qui ci sono delle geometrie anche che sembrano semplici, ma non lo sono poi alla fine. Quindi posso inserire degli inserti metallici e gli sta. Ok, andiamo sullo stampo, magari un po' più sul carbonio in questo caso. Il master a sinistra è stato costruito in materiale polige, quindi in fotopolimero, per ottenere lo stampo del carbonio. Qui è stata usata questa tecnologia in quanto si ha una elevata tintura superficiale, il pezzo è pieno, quindi stagno, e non necessita impregnazione dei perifori, perché chiaramente la tecnologia FDM, essendo stratificata, è comunque porosa, quindi non è passa l'aria, diciamo. Ecco. Questo è uno stampo che ce l'abbiamo di là, se volete vederlo, al B26, se non male, quindi lo stand della Energy Group e Dassault System. È stato creato, come potete vedere, lo stampo della forma in carbonio, è stato utilizzato poi una resina epossidica, quindi per renderlo non più poroso, ed è stato sabbiato. È stato stampato il carbonio a 120 gradi a 5 bar e mezzo. L'ultem è spesso 6 mm. Questo pezzo è stato costruito in 5 ore, quindi in tempi decisamente veloci. Sì. Le dimensioni sono 30 per 30 per 20 cm di altezza. Sì. Ce l'ho da farlo vedere. Sì. Quindi diciamo che anche per fare delle forme particolari, adesso vedremo qualche esempio, ecco, questo è come è stato stampato, questo è un ultimo, pochissimo tempo, è stato fatto, quindi come dicevo 5 minuti. Ecco, ora andiamo su, diciamo, gli attrezzi di sacrificio, vengono chiamati comunemente da noi in gergo. Praticamente con la stampante 3D e con determinati materiali si possono creare l'anima interna. Quindi qui potete vedere, con la stampa 3D si è creata la parte interna, dove questo attrezzo sacrificale viene poi ricoperto di carbonio, quindi anche qui ci si può spingere a fare geometrie decisamente difficili e magari che per crearle con sistemi tradizionali devo utilizzare più pezzi, poi saldarli fra di loro e quindi con tempi molto più elevati. Questa anima interna, adesso ce ne sono di vari tipi a seconda di quello che devo andare io a fare, fisicamente si scioglie dentro un bagno di sali, si scioglie e lascia libero il condotto. Quindi nel caso dell'ultem, che è l'ultimo in basso a destra, viene invece rotto, cioè si spacca proprio fisicamente, dipende dal fine. Se ci sono dei condotti molto complessi come questi, conviene utilizzare dei materiali solubili, quindi liberano quel canale. In altri casi posso anche romperlo, che tanto si stacca fisicamente, in maniera molto veloce. Quindi come potete vedere sono parti molto importanti. Vengono utilizzate soprattutto nel racing o parti di aftermarket, no? Chi fa pezzi in carbonio di moto, di auto,
gli aftermarket, quindi non originali per alleggerire le macchine, utilizzano queste tecnologie. Ecco, altra cosa interessante sono le strutture al volo. Grazie alla stampa 3D si possono usare quando le forme sono particolari, non sono realizzabili con sistemi convenzionali. Queste geometrie alveolari che voi volete sono di difficilmente produzione con i sistemi tradizionali. Con la stampa 3D io posso dare rigidità, struttura, magari anche leggerezza, quindi all'oggetto, semplicemente dicendogli io qual è la struttura interna che devo dare. Posso anche dare diverse densità all'oggetto, quindi posso rendere più denso il nido d'ape di qua, meno denso di là. Posso creare anche dei canali interni per far passare dei fili, cioè posso veramente spingermi a fare geometrie impossibili o comunque molto complicate da creare con sistemi tradizionali. Qui vedete addirittura che si è creata una superficie bombata per irrobustire la zona che doveva sostenere. Nella parte bombata è stato poi inserito anche un inserto in metallo. In altre parti, dove non è necessario, è stata alleggerita la struttura, quindi ho una struttura molto diciamo resistente ma leggera. E tutto ciò non sempre è necessario disegnarlo a capo, perché gli strumenti che danno le strade, diciamo, io parlo di quelle che conosco io, i nidi d'ape li posso costruire direttamente dalla macchina, cioè gli dico alla macchina come voglio che venga creato il pezzo. In alcuni casi disegno l'alveolare interno a capo, quindi lui crea magari con dei software di simulazione, vado a controllare su come fare la struttura interna, e la macchina mi riproduce esattamente quello che io voglio. Quindi senza anche utilizzare dei supporti io posso fare strutture molto particolari, robuste ma leggerissime. In questo caso è un materiale utile. Attualmente questo materiale, circa 1000 pezzi sono montati già sull'Airbus A380. Quindi i materiali leggeri sono certificati, sono ignifughi, autosfuggenti, non emettono fumi, quindi hanno, diciamo, disegnati strutturalmente in maniera adeguata, hanno la stessa tenuta dell'alluminio, quindi sono molto leggeri. Dunque, 9085 FDM. Alcuni produttori di aeroplani, ad esempio di modellismo, le ali le facevano in polistirolo, quindi ali che si spaccano o in balsa. Adesso, grazie anche a queste strutture, questi materiali vengono fatti, sono leggerissimi, hanno la stessa tenuta, ma sono molto più resistenti. È chiaro che hanno dei costi diversi, questo è evidente, però posso fare delle strutture interne. Anche qui l'esempio è che io posso fare quello che voglio con la stampa 3D, quasi quello che voglio, nel senso che decido io come deve essere un oggetto interno. Allora, perché la stampa 3D è vantaggiosa e quando? Soprattutto nelle piccole serie, quando dovrò andare a produrre dei pezzi finiti di piccole serie, quindi e in tempi veloci, quindi i costi degli stampi sono elevati. Adesso vi faccio vedere, ad esempio, questi sono condotti di canalizzazione interna per aria condizionata di aerei di piccole dimensioni, però possono essere fatti anche per autovetture, possono essere fatti anche per, ad esempio, condotti bocchette. Fare gli stampi per questi oggetti, chiaramente se ne devo produrre 10, non è sicuramente produttivo. Quindi direi che qua ci sono un po' di fotografie, di esempi, quindi mani di presa, quindi automazione, robot, non più fatti in alluminio o di stampo le manine di presa, ma fatte di stampa 3D,
in quel caso magari non in FDM. Direi che qui ci sono altri esempi, vi faccio vedere. Questo è per il fissaggio della cerniera di una Fiat, prima parlavamo della Fiat 500, per il fissaggio della portiera, della cerniera, il pezzo era fatto in tre pezzi di alluminio, adesso viene fatto in policarbonato in un pezzo. Quindi studiata la densità, la consistenza che deve avere, il pezzo è lì. Quindi se in corso d'opera ci sono delle opere, ci sono delle modifiche sulla Fiat 500 e sulle sue cerniere, basta semplicemente modificare il disegno e stamparlo. In un attimo si ha. Direi che sì. Io sono qua.